Ora io voglio dire una cosa. Ma questo padre di famiglia, anzi, noi padri di famiglia, io sono un padre di famiglia, io ho 4 figlie femmine, 2 sono quasi dell'età di questa povera ragazza, giusto? Ora, un padre di famiglia, voi mi dovete dire che cazzo dovrebbe fare ora, un padre di famiglia, di fronte a una cosa del genere. Cosa dovrebbe fare? E non riguarda soltanto il sottoscritto, o non riguarda purtroppo questo povero Cristo di padre che ha avuto questa tragedia immane. Riguarda tutti, perché qui ormai non si ragiona più. Non possiamo farci meraviglia, perché è successo soltanto a questa persona. Qui succede a tutti. Gira e gira, qui succede a tutti, quindi non possiamo stare così soltanto a commentare e a dire ora io cosa dovrei fare, perché mi voglio immedesimare, cosa dovrei fare, un padre cosa dovrebbe fare di fronte a un animale del genere, un animale che non è un animale, perché l'orso quello era giustificato, un animale che forse, dico forse, io purtroppo mi batterò sempre su questa cazzo di pena di morte, mi dispiace, io posso essere estremista, ma non mi interessa, perché ce le hanno questi criminali in mano la pena di morte, ce l'hanno loro nelle mani, quando fanno questi gesti ce l'hanno loro. E cazzo, azione reazione, io voglio capire, voglio pensare soltanto a cosa gli potrebbe dire il cervello se questi animali sapessero che la conseguenza da pagare per questi crimini sarebbe la pena di morte. Io soffro perché loro sanno che non c'è. Addirittura sanno che si possono fare 10-15 anni, poi fanno un libro, si prendono la laurea dentro il carcere e diventano famosi. No, me lo dovete dire, un padre cosa dovrebbe fare un padre, l'unico sollievo, ma non è neanche un sollievo, è un minimo di sollievo, un minimo. E averlo di fronte nelle tue mani, perché qui dobbiamo essere chiari, qui dobbiamo essere espliciti, è inutile che facciamo i buonisti con questi animali, che ci stanno uscendo i figli, che ci stanno uscendo le figlie, è inutile essere buonisti, ci siamo rotti i coglioni con questo buonismo. Ci siamo rotti i coglioni! Io ti mangio il cuore! Io ti faccio a pezzi! Uomo di merda! E le istituzioni! Una figlia non si può regalare in questa maniera, no! No, non si può accettare, no. Non si può accettare, nella maniera più assoluta. E lo ripeto, non è una cosa che riguarda questo povero Cristo. Qui ci dobbiamo sentire tutti colpiti, tutti. Abbiamo perso una figlia ieri, l'altro ieri, quando è stato? Tutti abbiamo perso una figlia. Perché purtroppo, ripeto, con questa cazzo di legge, tutti si sentono autorizzati a fare quello che devono fare. E allora se mia figlia è sottoterra, devi andare sottoterra anche tu. Ci devi andare anche tu. Perché qui, ripeto, non siamo come la Franzoni, non siamo come Olindo e Rosa, che lì ci sono dei processi,
Sì, no, forse ci sono prove indiziarie, non si è trovato l'arma del delitto. Qua là, là non si capisce un cazzo. Può essere lei, non può essere lei, c'è una percentuale dove non può essere lei. Qua è esplicito. Una figlia e un bambino di 7 mesi. Devi morire!